Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale con un video improvvisato. Oggi una breaking news da parte di Hottoys, l'annuncio finalmente di Deadpool, tratto da Deadpool e Wolverine 3, il film Marvel in uscita la prossima settimana. Finalmente è stato annunciato, nemmeno una mezz'oretta fa ragazzi, per me che sto registrando il video, quindi mi sono fiondato subito a casa dopo il lavoro, nemmeno il tempo di cambiarmi e lavarmi, e sono qui a registrare questo video. È passata qualche settimana dall'annuncio di Wolverine e dalle prime immagini e indiscrezioni su Deadpool e finalmente possiamo metterci le mani. Andiamo infatti sul Facebook di Hottoys, dove è arrivata per prima la notizia, perché ancora per esempio sul sito di Sideshow non è presente nulla, c'è qualcosina sul sito di Hottoys che andremo a vedere fra poco. Facendo un riassunto di quanto scritto qui, ovviamente si va a celebrare il film di Deadpool e Wolverine che, come detto in precedenza, uscirà il 24 nelle sale cinematografiche, e qui abbiamo quindi la doll in scala 1 a 6 finalmente di Deadpool. La cosa particolare che mi sorprende è questa parte qui e tutto il seguito, ovvero che ci sarà una special edition disponibile solo per mercati selezionati, come sempre, con un paio di chicche, una basetta leggermente differente e delle pistole dorate che andremo a vedere fra poco nelle immagini. La cosa ancora più sorprendente, di cui parleremo fra poco e poi vi ricordo ragazzi mercoledì in live, è che c'è un'altra doll che Hottoys definisce speciale e craftata, cioè creata in modo stupefacente, in scala 1 a 6, tratta da Deadpool e Wolverine, che farà il suo debutto verso la metà di agosto, quindi dal 15 di agosto. E tutti coloro che andranno a prendere questa doll di Deadpool da Hong Kong, i 500, i primi 500, avranno la possibilità di averla in anticipo, questa misteriosa doll che probabilmente sarà un personaggio che troveremo all'interno del film, di cui per il momento non si può spoilerare niente. Una cosa curiosa questa scelta di Hottoys, ma davvero molto mi incuriosisce tantissimo sapere che personaggio stiamo parlando. Intanto questo è Deadpool, bellissimo, l'avevamo già visto appunto in qualche tease, ne avevamo già parlato, con le sue due katana, bellissima tra l'altro questa posa, e nulla da dire, sembra ragazzi, da indiscrezioni, che sia migliorato il materiale di cui è fatto la tuta, perché le precedenti versioni di Deadpool avevano un grosso problema soprattutto a livello delle articolazioni delle ginocchia, ma staremo a vedere se sarà davvero così. E la chicca che mi interessa di più è la presenza del meraviglioso Dogpool, ragazzi, che avevo detto già in qualche video precedente avrei voluto fortemente in una ipotetica versione deluxe che non si sa se ci sarà, perché per il momento si parla di una standard con Dogpool e ovviamente di una special edition di cui parlavo prima. Qui vediamo i vari volti, i vari occhi intercambiabili, che secondo me quindi saranno molto simili a quelli di Spider-Man, attaccabili tramite un magnete per tutte le varie espressioni facciali di Deadpool, quindi questa è una cosa che mi piace tantissimo. Poi le varie pose che possiamo vedere iconiche di Deadpool, e il materiale ragazzi a me sembra, non vorrei metterci la mano sul fuoco, dopo leggiamo qualche dettaglio in più sul sito di Hottoys, sembra essere in tessuto con queste parti in quello che spero sia plastica o gomma e non leather, ma sembra essere gomma. Bellissime le pose, bellissima la doll che non vedo l'ora di avere tra le mani. Questo fosse pleather, però ragazzi, questa parte sui fianchi, poi vediamo bene. E le due pistole ovviamente, e vorrei arrivare all'immagine, come sempre ci sono tantissime immagini in tantissime posizioni anche con Wolverine. Vorrei arrivare alla parte, eccola qui. Questa è la parte più succosa, mettiamo direttamente questa perché c'è scritto ovviamente dell'edizione speciale qui sulla sinistra, che racchiude una speciale basetta, come vedete, con il logo del film Deadpool e Wolverine e le due pistole dorate. Nulla di particolare per essere una special edition, quindi anche se non riuscissimo ad aggiudicarcela ragazzi, sinceramente, sti cazzi per quanto mi riguarda. Invece quello che mi interessa di più, qui vediamo ovviamente le due katana, le varie mani intercambiabili, il pugnale da mettere nella fondina posta sulla caviglia, vediamo anche le pistole e quant'altro, gli occhi eccetera eccetera, il buon Dogpool. Questi invece sono due accessori
E questo mi fa ben sperare due accessori che saranno rivelati, sempre per non causare spoiler in vista dell'uscita del film, ma sono due accessori appunto che usciranno. Questa mi fa pensare che potrebbe essere un altro volto, un altro sguardo, un qualcosa di legato appunto a quello che succederà nel film. Questa qui invece non ne ho idea, ragazzi. Quindi facciamo partire il toto scommesse su questa cosa e su che quale accessorio secondo voi potrebbe esserci. Io spero vivamente, come al solito, in un bellissimo head sculpt di Ryan Reynolds senza maschera. Però non lo so se sarà effettivamente così. Quindi ci spero vivamente, ragazzi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Adesso andiamo a fare un salto, appunto, come vi dicevo, sul sito di Hot Toys, che spero non mi faccio esplodere il computer, visto la sua pesantezza, dove andiamo a vedere qualche immagine, magari un po' più da vicino, anche se sono più o meno le stesse immagini che abbiamo visto finora, ragazzi, anzi, sono proprio le stesse. Quindi vediamo se riusciamo a scorgere qualche dettaglio in più, ma non credo nulla di particolare. Tra l'altro le fattezze, ragazzi, anche della maschera per me sono bellissime, cioè io veramente è una delle doll che al momento aspetto di più, cioè l'aspettavo già l'annuncio prima, ma sapere adesso che c'è, che è reale, è ancora più impressionante. Comunque, andiamo a leggerci qualche dettaglio perché tanto le foto sono sempre quelle. Parliamo del Movie Masterpiece 746 e Movie Masterpiece 746B per quanto riguarda la Special Edition, ovviamente. 31 cm di altezza, 30 punti di snodo. Release date, terzo, quarto? Quarto, quarto del 2024? In che senso? Quindi verrà rilasciata subito? Oddio. Su questo bisognerà indagare, ragazzi. O sono io, poi magari ditemi se mi sto sbagliando, ma mi aspettavo comunque un'uscita nel 2025. Invece l'uscita sembra essere imminente. Boia. Sono molto contento, allo stesso tempo molto preoccupato, però ok. Quindi abbiamo, come vi dicevo, 5 paia di occhi intercambiabili per le varie combinazioni di espressione facciale, 31 cm di altezza, 30 punti di articolazione con un nuovo corpo, qui dice, ma non ci credo tanto. Abbiamo 12 guanti intercambiabili, quindi 12 paia di mani intercambiabili, no, 12 pezzi, non 12 mani, un paio di mani che tengono la pistola, un paio per tenere il katana oppure il pugnale. Un paio di mani aperte, un paio di mani con l'indice puntato, un paio per il simbolo, diciamo, del cuore, uno con il pollice alzato e uno per l'ok. Quindi una grande varietà per tutte le pose possibili per Deadpool. Di questo Deadpool, ragazzi, ce ne sarebbe da prendere due copie per stare tranquilli, però vabbè. Poi abbiamo quindi, ecco, un nuovo tailored, quindi dovrebbe essere appunto come sospettavo con fabric, quindi con il tessuto. Poi abbiamo una brown colored utility belt with punch and metallic and roller buckle. Ok, la cintura. Poi abbiamo non parla del materiale, ragazzi, quindi almeno qui non parla di pelle, non parla di pleather. Ok, poi abbiamo come vi dicevo, due katana, un pugnale, due pistole, Dogpool con gli occhiali. Ah, ok, quindi ci sono le zampe anteriori e la testa che sono articolate per Dogpool. Bene, molto bene. Poi una katana Sheath, quindi diciamo, come si dice, la custodia per le katana. E poi solo nella regular version c'è lo stand con la vasetta, perché nella special abbiamo visto che c'è quella sorta di dioramino. E poi, cosa importante, additional accessories coming soon. Quindi ci saranno altri accessori che arriveranno più avanti. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto molto breve. Ho cercato di farvi vedere al volo quello che è il nuovo annuncio di Deadpool. Io non sto più nella pelle, mi incuriosisce tantissimo il fatto che ci sia scritto appunto uscita terzo, quarto quadrimestre, quarto, scusate, del 2024. Mi metto in un grandissimo hype, spero che esca subito a questo punto, ma magari mi sto sbagliando, quindi fatemi sapere qui sotto se mi sto sbagliando, che cosa ne pensate di tutto questo, ragazzi. E ricordatevi che poi ovviamente ne riparliamo nella live di mercoledì sera alle 21:30, parleremo di Deadpool, parleremo di Wolverine.
Parleremo di Deadpool e Wolverine, parleremo di tutte le news che ci sono state la scorsa settimana, del video che ho fatto domenica, che vi invito a recuperare se non l'avete ancora fatto. Quindi ci vediamo in live mercoledì e riparleremo ovviamente di Deadpool anche nel video delle news della settimana che uscirà domenica prossima. Quindi ragazzi, non mi resta che salutarvi, adesso magari vado a lavarmi e ci vediamo quindi mercoledì in live e ci sentiamo qui sotto nei commenti. Ragazzi, io vi saluto, buon inizio di settimana da me e da Deadpool. Ciao ragà, a presto!